Ciao a tutti, 24esima lezione, oggi affrontiamo l'accordo di Sol settima. Siamo nella sezione degli accordi di settima, in cui vi farò vedere alcune diteggiature, magari non tutte perché comunque si possono fare in numerosi modi, diciamo che cerco di darvi una panoramica di quelle che sono le diteggiature principali e più comode da usare, in modo da poter essere un pochettino vari nel comporre i vostri brani che scrivete, oppure nel suonarli anche con un pochino di varietà. Benissimo, accordo di Sol settima in prima posizione, anulare, secondo tasto, prima corda, indice, primo tasto, seconda corda, medio, secondo tasto, terza corda, e si suona come al solito tutte e quattro le corde. Primo Sol settima. Ricordatevi sempre, se avete dubbi sulla sonorità della diteggiatura, cioè se vi suona bene o se suona male, se pensate di avere un dito messo male così, sgranateli gli accordi. Sentite corda per corda e se c'è una che suona male la sentite. Seconda posizione, si può andare a replicare, a progredire quella che abbiamo appena visto di fa settima. Se la spostiamo qua, andiamo a fare il Sol, quindi se spostiamo la posizione del fa settima da primo terzo tasto, dal blocco primo terzo tasto al blocco terzo quinto tasto, diventerà ovviamente un Sol. E qui ci torna importantissimo notare come sia assolutamente necessario che qua ci sia il mignolo che diteggia, perché se io vado a fare la posizione che utilizzavo, la prima che vi ho fatto vedere la scorsa lezione, per fare il fa, se lo faccio qua e tengo la corda del La che suona libera, suona un po' troppo New Age e non è un Fa, non è un Sol settimo ovviamente, è un'altra roba, anche discretamente inquietante. Ok, quindi mignolo, quinto tasto. Ok, progredendo ulteriormente andiamo al settimo tasto col barré, medio all'ottavo, a fare un accordo di Sol settima ancora più, vedete come è un po' più secco, un po' più nervoso, e poi la solita posizione un po' più jazzy, un po' più raffinata se vogliamo, se volete a Torino diciamo, se volete banfarvela, fate vedere che sapete fare anche questa, che qualcuno si stupirà e dirà ah, hai visto quello, fa un Sol settima che non si capisce ma è bravissimo come suona. Ok, quindi indice, mignolo, anulare e medio. Con questo Sol settima io vi ringrazio, vi saluto. Come al solito vi invito, se avete dei dubbi, a scriverci o qua nei commenti, che magari non sempre leggiamo subito, siamo un po' più lunghi, YouTube dà le notifiche con un po' di ritardi, così. Se avete dubbi scrivete una mail a info@honky-tonk.it, c'è la nostra pagina di Facebook della scuola, della Honky Tonk School, c'è la pagina di Facebook Honky Tonk School Ukulele Academy, potete scrivere lì, potete scrivere a me, a Il Bastardo Outlaw Picker, e o andarvi a sentire i miei dischi, i miei, quelli che ho fatto con i timpanelli Hodges Trio, che sono più specifici proprio solo di ukulele, io ne sarò felice, e vi rimando alla prossima lezione, ciao a tutti!